Salve a tutti. Volevo augurare a chi il 27 sarà a Napoli un in bocca al lupo per questo incontro con il partito meridionalista. Oggi, in questa freddissima mattina, dove c'è una brina incredibile qui nel territorio di Gravina, ho 2 minuti giusto per spazio, giusto per tra le tante cose che succedono in famiglia, vabbè, no, cos'è. Sono soffermato a pensare a tutto quello che sta succedendo e giustamente, come dice la dottoressa Linda Cotone, carissima amica, siamo all'alba del meridionalismo. In effetti, si stanno velocizzando gli accadimenti ultimamente. E devo dire la verità, quello che sta accadendo oggi con questa, chiamiamola fusione, questo abbraccio politico e fratellante del Sud, non me lo sarei mai aspettato. Certo, abbiamo lavorato per questo, per avere un Sud unito nel miglior modo possibile, per combattere insieme. Ma non mi sarei mai aspettato così presto. Non avrei mai immaginato che noi con l'Abruzzo, con la Calabria, con la Sicilia, avessimo potuto costruire qualcosa insieme. Le nostre divergenze sono tante, create naturalmente da questo governo, che ci ha sbattuti chi a destra e chi a sinistra. Ci fanno ammazzare fra di noi, ma loro vanno a pranzo insieme, signori miei. E questo dobbiamo capire. La gente deve smetterla di seguire i social e tutte le cose abbaglianti di questi mafiosi politici. La realtà è un'altra. La realtà è che i nostri figli stanno partendo. E se parte la forza lavoro dal sud, come diavolo fa ad emergere questo sud? Lo vogliamo capire. Ci hanno incastrati. Era bello quando ci favorivano con l'acquisto di case, mutui agevolati, tutto il resto. Adesso ci hanno incastrati, non ci possiamo muovere. I nostri figli vanno al nord. Mia figlia sta ancora studiando, ma se qui non riusciamo a organizzare qualcosa, se ne andrà pure lei. Dice, ma ti preoccupi adesso per tua figlia? No, io mi preoccupo per tutti i figli del sud. Le lacrime di tutti i genitori che hanno visto partire i propri figli adesso, alla fine delle feste, sono le lacrime del sud. Ma lo vogliamo capire? Vogliamo smetterla di seguire tutti questi partiti italiani? Il partito meridionalista l'abbiamo creato per questo, non per trustollarci, per farci belli con gli altri. O qualcuno, come dice, per crearvi un posto di lavoro, come ha fatto Di Maio o altri. Di Maio è stato solo un esempio. Dobbiamo darci da fare quando vi verranno a cercare i voti per un motivo che non esiste. Ricordatevi che quello che ci danno è quello che ci spetta. Non è un regalo. Non ci stanno regalando niente. Non ci stanno favorendo niente. Quello che a noi spetta. Spetta di diritto e ce lo devono dare, perché per legge ce lo devono dare e hanno tutte le possibilità per darcelo. Noi non dobbiamo chiedere, non dobbiamo fare l'elemosina a nessuno. Noi dobbiamo alzare la testa, dobbiamo combattere. Basta con questi asservilismi ai politici italiani. Dobbiamo muoverci. Quando viene il deputato da te, ti faccio avere il posto, ti faccio avere.
cosa ti mi fai avere? È una cosa che a me spetta e tu sai che puoi darmela per diritto di legge. Non perché hai fatto il bello tu, perché hai scoperto un cavillo che puoi assumere tot persone con dei requisiti particolari. Quindi adesso che faccio? Mi vado a trovare queste persone, faccio vedere che glieli faccio il favore, così mi assicuro i voti e mi assicuro lo stipendio per me. È questo che volete? Voi continuerete a fare l'elemosina. Qui non si cresce più. Dobbiamo imparare ad imprendere. Non voglio più farci imprendere. Se io voglio aprire un'attività, ti ammazzano. E io sono uno di quelli che ci ha provato. Dopo essere stato licenziato, ci ha provato. Sono stato ammazzato. E ne sto subendo ancora le conseguenze. E questa è l'Italia che volete. Dobbiamo togliercela di dosso, questa Italia. Il confederalismo di tipo elvetico, al momento, è la migliore soluzione. Ci dobbiamo autogestire. Autogestire, non a chiacchiere come dicono i 5 Stelle o la sinistra o la destra o addirittura Salvini. Facciamo il federalismo salviniano, voi lavorate, i soldi li date a noi. È questo che volete? Bello Salvini, non ha fatto entrare gli extracomunitari, ma i problemi più seri dell'Italia quali sono? La disoccupazione alle stelle, quasi si va via, quasi muore, si muore di cancro, si muore di disoccupazione. Stiamo così rovinati che non abbiamo neanche i soldi per farci il funerale. È questo che volete? Noi ci mettiamo, ci proviamo, ma non, da soli non ce la possiamo fare, dovete dare da fare pure voi. Il partito meridionalista è stato creato proprio perché c'è gente che ha deciso di darsi da fare. Ci siamo uniti, non è un movimento che è diventato partito meridionalista. Sono più movimenti, più piccoli partiti sparsi che si sono uniti e aspettiamo gli altri. Vogliamo vedere la vostra buona volontà. I galletti da cortile o mettono la testa a posto e si decidono ad unirsi a tutto il pollaio o andassero in pentola. Non dobbiamo finire noi in pentola perché loro non vogliono unirsi. Signori miei, vi saluto, alla prossima. È stato giusto uno sfogo. Stiamo in una situazione di criticità per la nostra terra. Dobbiamo darci da fare. E sono sicuro che voi lo volete davvero. E se lo volete davvero, fatelo vedere. Ricordatevi che il mostro Italia può essere abbattuto. Arrivederci.